Omar Lawrence, difensore della Giamaica, Georgian de Arrascheta, centrocampista dell'Uruguay, Jordi Reina, attaccante del Perù, Jefferson, difensore del Brasile, che ne hai parlato prima, no? Esatto. Che ha preso il Barça. Era lui, no? Gerson. Quello è Gerson, hai ragione, questo è Jefferson. Questo è Jefferson. Edwin Cardona, centrocampista della Colombia, e questi qua. Teniamoci di un po', perché potrebbero farci vedere qualcosa di interessante. Invece la cosa brutta è che questa sera in Croazia, nella partita tra porte chiuse, ricordiamo, tra Italia e Croazia, è stata ben disegnata una svastica sul prato del campo. Se ne sono accorti ovviamente tutti dopo il primo tempo, e addirittura i giardinieri hanno tentato di nasconderla. Io vorrei sapere se il giardiniere cerca poi a fine tempo di nasconderla, ma vorrei sapere chi l'ha fatta sta cosa, scusami. Una svastica praticamente disegnata a tre quarti campo della porta, mi sa, dell'andata. L'Italia dove attaccava verso destra, giusto? Guardando, sì, quindi dalla parte del portiere della Croazia, per capirci. Una vergogna, mamma una mia. Vergogna veramente, un continuo. Non se ne può più. Assolutamente. Va bene, siamo in chiusura. Allora, l'appuntamento con Club de Football, ovviamente, credo, insomma, ovviamente, come va questi appuntamenti del lunedì? Beh, massi? Ovviamente domenica non faremo. Domenica ormai non c'è più. Lunedì, ci sentiamo lunedì pomeriggio, magari con i nostri opinionisti, per commentare un po' anche magari un po' di calciomercato e commentare la Coppa America, e poi insomma cerchiamo un po', vediamo un po' con Alberto, verifichiamo se fare poi qualche trasmissione notturna. Lui, ricordo, hai detto bene, all'1:30 di mercoledì giocherà Argentina-Uruguay, la notte di giovedì, no? No, la notte tra martedì e mercoledì. Allora se è la notte tra martedì e mercoledì, allora è possibile che magari Alberto faremo una trasmissione dopo Argentina Uruguay, sì, magari per i nostri amici sudamericani. Va bene, allora verifichiamo. Allora, mi raccomando, per quello che riguarda la trasmissione del Friday night, del venerdì sera, andrà sempre, penso, in forma ridotta. Certo. Fino, insomma, alla fine della Coppa America, poi andremo in vacanza anche noi. E poi faremo solo calcio mercato. Esatto. No? Un contenitore più misero. Vabbè, come è stato l'anno scorso. Esatto, col Pampa tranquillo, spavaracchiato, esatto, sul Mar Mediterraneo. Allora, e quindi l'appuntamento invece con me è domani sera ore 23. Non perdetelo, ragazzi, esatto. Non lo perdete il Pampa mañana por la noche. Mi raccomando. Eccolo. Ore 23, Radio Roma Futura, con me Davide Moroni, e poi collegamenti inviati speciali Fabrizio Caputo, Giulia Moriconi, mi raccomando, e altri in collegamento. E penso ormai è davvero tutto, caro Maxi. Mezzanotte e mezza. Un ringraziamento a te, Massimo Morgante, e a Federico il Pampa Sozio, e buonanotte a tutti, e soprattutto buon weekend qua su Radio Roma Futura, la tua radio di intrattenimento.
Psycho screaming.